Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, ma solo su schermi piccolissimi. Quello di oggi sarà un video ricchissimo nonostante le dimensioni. Negli ultimi mesi mi sono lanciato nel mondo delle retro console portatili per l'emulazione in cerca del compromesso perfetto tra prestazioni, portabilità e prezzo. E oggi vi propongo la recensione di un oggettino niente male, quello che potremmo definire il Game Boy più piccolo al mondo, la Unbernic RG Nano. Sì, ok, esistono console ancora più piccole, però io c'ho questa, quindi me la fate andare bene. Cercheremo insomma di capire qual è l'effettivo potenziale di questa console minuscola e se una volta svanito l'entusiasmo iniziale di trovarsi tra le mani, anzi in mano, un oggettino così curioso, se si tratta effettivamente di un device su cui ci si riesce a giocare. Ringrazio ancora una volta i ragazzi di Match DIY per avermi fornito quest'unità per la recensione e vi ricordo che se siete interessati all'acquisto, andando sul sito di Match DIY e inserendo il codice PORO al checkout, avrete il 15% di sconto sull'acquisto di una Unbernic RG Nano. Bene, prima di iniziare voi mettetevi comodi, anzi ancor prima mettetevi subito in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poro Verso, ovvero iscrivetevi al canale. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Questa micro console arriva in realtà in una sola configurazione, quindi non c'è molta scelta. Sul sito di Match DIY abbiamo infatti la possibilità di scegliere solo la colorazione della console, tra blu, viola e rossa, e poi la taglia della micro SD su cui arrivano caricati sia il firmware di sistema che una selezione di ROM, come al solito molto casuale. Anche in questo caso vale sempre lo stesso consiglio: sostituite il prima possibile la micro SD con una di marca per essere sicuri di non incorrere in problemi come perdita di dati. Si tratta di schedine cinesi che non ispirano alcun tipo di affidabilità, quindi fossi in voi andrei a risparmio prendendo la versione con scheda di taglia da 64 GB al prezzo di 69,90. Ah, e me lo chiedete sempre in tanti, ordinando da Match DIY non ho mai pagato le spese doganali. Comunque, trasferire file su questa console è estremamente semplice, ma attenzione, in questo caso se vorrete cambiare SD dovrete clonare il suo contenuto per far sì che il firmware funzioni anche sulla nuova scheda. Vi lascio in descrizione una guida su come eseguire un'operazione del genere. È più facile di quello che credete. Ma andiamo con ordine e procediamo con l'unboxing. La scatola di questa Nano segue il template dei prodotti Unbernic, ma il tutto ovviamente in scala. Al suo interno abbiamo la console, un manuale di istruzioni molto utile e, data la particolarità del sistema operativo, lo consulterete spesso per imparare le hotkey principali, un cavo USB-C per la ricarica e per il trasferimento dati e un adattatore USB per il jack delle cuffie da 3.5 mm e anche un portachiavi. Cioè praticamente abbiamo il corrispettivo portatile della maniglia del GameCube e questo già mi fa amare alla follia questa consolina. Il senso ovviamente è che si tratta di un hardware così compatto da poter essere messo idealmente come compagno di un mazzo di chiavi senza troppo ingombro. Ed effettivamente la console è proprio minuscola, con dimensioni di 4,5 cm in larghezza, 7 in altezza e 1,5 cm in profondità, abbiamo praticamente un francobollo che farebbe sembrare un gigante pure il Game Boy Micro. Il form factor però è quello del Game Boy classico e lo schermo è un IPS LCD da 1,5 pollici con risoluzione 240x240. Ecco, il primo problema è l'aver scelto un formato 1:1 per lo schermo, che ha un po' un controsenso e sarebbe stato molto più intelligente optare per un più universale 4/3. A livello di hardware, la CPU ARM Cortex A7 e i 64 MB di RAM DDR2 dovrebbero garantire l'emulazione fino alla PS1, una promessa che, come vedremo, viene mantenuta solo a metà. In generale, la qualità costruttiva è più che ottima e con i suoi 75 grammi di peso, in realtà la console, una volta presa in mano, dà l'impressione di essere molto più robusta di quello che si direbbe a un primo sguardo. I materiali non sono per niente plasticosi e i tasti, per quanto minuscoli, danno una buona soddisfazione al tatto. Ho trovato però il D-pad un po' troppo ballerino per i miei gusti. Abbiamo anche due tasti dorsali e sul retro una piccola bombatura
che accoglie la batteria da 1050 mAh per un'autonomia garantita di circa 3 ore. Parlare di ergonomia in questo caso è veramente difficile perché le dimensioni così ridotte rendono impossibile avere un grip che risulti comodo, sospetto per qualsiasi tipo di mano. Io ve lo dico, alla fine penso che il modo più comodo per tenere in mano questa Amberneck RG Nano sia quella di utilizzare una sola mano. Il che però non è proprio la soluzione ottimale per una gran parte della libreria delle console emulate. Purtroppo una miniaturizzazione del genere si paga, soprattutto in termini di comfort. Accendendo la console tramite il tasto power sul lato, veniamo accolti da un orologio digitale. Altro che Game Boy, questo è l'erede spirituale del Game & Watch. In realtà, lasciando perdere l'idea di utilizzare la Nano come orologio digitale da scrivania, l'avere un orologio di sistema interno è utilissimo per i giochi Pokémon, una feature che potrebbe interessare molti di voi. Tramite il tasto Select si può impostare data e ora con estrema facilità, e poi, tramite la pressione del tasto Start, si finisce nel menu di sistema. Alcuni di voi riconosceranno questo OS già utilizzato in precedenza da Amberneck per le sue prime retro console, e che dire, fa abbastanza il suo, sebbene graficamente non sia proprio accattivante. Da questo, oltre all'emulazione, è possibile utilizzare il lettore MP3. E questa cosa di aver inserito la possibilità di trasformare la Nano in un lettore musicale da utilizzare con le cuffiette con il filo mi fa andare indietro di 15-20 anni fa, prima dell'arrivo degli iPod, quando imperversavano i lettori USB cinesi dalle forme più disparate. Mamma mia che tempi! Nel caso non voleste sfruttare però il lettore MP3, il consiglio è quello di richiamare il menu di sistema tramite la pressione del tasto power e avviare il launcher FE, un'interfaccia molto più gradevole pensata per navigare in modo leggibile la libreria di giochi caricati sulla scheda SD. La console promette di arrivare fino all'emulazione PS1, ma vediamo intanto come se la cava con i sistemi più gettonati. Non c'è neanche bisogno di dirlo, la Nano dà il meglio di sé con i primi modelli di Game Boy. L'emulazione fila liscia su Game Boy e Game Boy Color e, richiamando il menu di sistema, si possono modificare alcune impostazioni. Ovvero si può regolare il volume dell'audio, la luminosità dello schermo, si possono utilizzare gli slot di salvataggio per i save state e modificare le proporzioni delle immagini visualizzate. Notate che di base la modalità predefinita è impostata su stretched, questo perché il formato 1:1 non corrisponde alle proporzioni del Game Boy originale, che in realtà era in 10 noni. Optando per scaled, le proporzioni si riaggiustano, però necessariamente si aggiungono due bande nere sopra e sotto l'immagine. Non sono eccessivamente invadenti, ma mangiare anche un millimetro di spazio su uno schermo così piccolo non è forse la soluzione ottimale. Come dicevamo, le immagini allungate del Game Boy sono quasi impercettibili e non danno così tanto fastidio. Il problema si presenta con il Game Boy Advance, che proponeva un formato che si sviluppava in orizzontale. Qui le proporzioni sono completamente sballate e se si sceglie di mantenere le proporzioni originali, sostanzialmente ci si mangia metà schermo, che viste le dimensioni, questo sì, è veramente un problema. Più che buone invece le prestazioni con le console casalinghe a 8 e 16 bit, ma qui il problema diventa più che altro di dimensioni. I testi pensati per gli schermi dei televisori si leggono non con troppa semplicità e la vista si affatica, soprattutto quando l'azione a schermo diventa più concitata. I comandi sono reattivi, sì, certo, però buona fortuna nel tenere in mano la Nano per più di un quarto d'ora. Io ho le mani particolarmente grandi, ma credo che anche i più piccoli non si troveranno comodissimi nell'impugnare questo device. L'emulazione PlayStation 1 funziona un po' a singhiozzo, è buona per i titoli 2D e quelli in 3D più semplici, ma soffre con dei netti cali di framerate con i titoli graficamente più esosi. Per esempio, guardate Tekken. Si può giocare così? Sì, ma non lo consiglierei a nessuno. Però vi dico un piccolo trucco per migliorare le prestazioni. Scegliere il formato stretched, non chiedetemi perché, ma alleggerisce di molto la riproduzione su Nano, altrimenti titoli come Tekken diventano praticamente ingiocabili. Per me è chiaro che se si cerca una console versatile, un tuttofare, la Nano è una scelta pessima. Non lasciatevi ingannare dalla possibilità di arrivare fino a PS1, questa per me è la console perfetta per emulare i primi Game Boy, in particolare i giochi Pokémon. Mi spiego meglio. Tenendo premuto il tasto power, la console entra in una sorta di sleep mode e, ripremendo il tasto, il sistema operativo riprende l'ultimo gioco avviato esattamente da dove lo si era interrotto. Quindi la Nano diventa perfetta per partite al volo nei momenti morti, per interrompere e riprendere una sessione di gioco senza impegnarsi troppo mentalmente. Considerando che alla fine
alla fine si impugna perfettamente con una mano sola, che il formato dello schermo è perfetto per il primo Game Boy e che l'orologio interno torna utile per la seconda generazione Pokémon, se siete dei malati di mostriciattoli tascabili, questa potrebbe essere un'ottima soluzione per darsi allo shiny hunting o al farming estremo su argento, oro e cristallo. O perché no, anche per dare una chance alla vastissima libreria Game Boy che può riservare più di una sorpresa quando si tratta di platform, puzzle game e anche qualche JRPG. Solo appunto, se ci tenete alla vostra salute, evitate come la peste titoli che richiedono controlli precisi e intense sessioni di gaming. Prima di passare alle considerazioni finali, visto che nelle precedenti recensioni me lo avete chiesto in molti, vi mostro velocemente come si trasferiscono i file dal computer a questa console. Così, per caricare le ROM. Con la Nano il processo è molto semplice perché basta collegare il cavo USB al PC e tramite il menu di sistema della console montare la USB. Su Windows vi apparirà come un disco di archiviazione esterno dove tutte le console sono già divise per cartelle. Vi basterà copiare le ROM nella giusta cartella di destinazione per poi trovarle aggiunte una volta smontata la USB. Ah, e se volete le copertine nel browser della Nano, basta aggiungere un file JPEG che riporta lo stesso nome della ROM di riferimento. Quindi poracci qualche considerazione finale su questa Umbernic RG Nano. Ho apprezzato molto l'idea di una console portatile così piccola, la qualità costruttiva è ottima e l'interfaccia semplice e intuitiva. La Nano, grazie anche al suo sleep mode, bello reattivo, è un'ottima consolina per partite mordi e fuggi nelle situazioni più disparate. Un aggeggio del genere ve lo potete portare ovunque. Però ci sono anche parecchi lati negativi. Va bene avere una console piccola, ma così è minuscola e le dimensioni ridotte ne compromettono la versatilità. Alla fine la Nano la consiglio solo ed esclusivamente se si ha intenzione di prendere sul serio l'emulazione Game Boy e se magari sapete già che sulla libreria Game Boy c'è un titolo su cui passerete potenzialmente decine se non centinaia di ore. Mi raccomando, non consecutive. Considerando però anche il prezzo che la mette nella stessa fascia della Miyu Mini Plus, la Nano diventa un oggettino da collezione e poco più, o quantomeno un prodotto indirizzato a un target molto specifico. Io avrei spinto molto di più sulla totale compatibilità con il Game Boy, cambiando le proporzioni dello schermo e soprattutto mettendo solo due tasti frontali ma molto più grandi. Tanto si è capito che molto spesso il problema di queste retro console è che vogliono fare tutto ma molto spesso riescono a fare bene veramente poco. Insomma, per me sarebbe stato meglio avere un Game Boy micro piuttosto che una console d'emulazione a tutto tondo. Però rimane comunque un oggetto tremendamente affascinante e se siete dei patiti di Game Boy o vi volete togliere lo sfizio, vi ricordo che sul sito di Match DIY, inserendo il codice PORO al checkout, potrete avere il 15% di sconto sull'acquisto di un RG Nano. Io vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto nei commenti e dove risponderò alle vostre domande sulla RG Nano e magari fatemi sapere anche se vorreste vedere altre recensioni magari su delle console specifiche. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video che arriverà quando arriverà. Voi mi raccomando nel frattempo fate bravi, riposatevi dormendo, retro console tranquille ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Na, Michele No, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Prestazioni, portabilità e prezzo. Le tre P. Por.